Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cattoliche Dintorni, che vede in primo piano la vexata questione della par condicio e delle regole della democrazia in politica. Per questo siamo andati a Milano, nella sede centrale dell'Università Cattolica, per conoscere cosa ne pensano docenti universitari, giornalisti e politici presenti ad un convegno internazionale organizzato dall'ALMED, l'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo, e da Sky TG24. Vediamo insieme il servizio. Qualcuno, il faccia a faccia è un format che ha fatto il suo tempo. Per altri è uno strumento di democrazia imbrigliato dalle regole della par condicio o dalla mancanza di coraggio dei giornalisti. Ne hanno parlato docenti universitari accanto a giornalisti e politici durante un convegno internazionale organizzato da ALMED, Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo e Sky TG24. Quello tra Prodi e Berlusconi è l'ultimo faccia a faccia televisivo che ha preceduto le elezioni del 2006 in Italia. Nell'ultima tornata elettorale, invece, gli italiani non hanno potuto assistere a nessun dibattito in televisione tra i due candidati premier. In America è prassi consolidata, in Spagna non si faceva da 15 anni, in Gran Bretagna non si è mai fatto. Il faccia a faccia è sintomatico della democrazia di un paese? Ma è sulle norme che imbrigliano il format, derivanti soprattutto dalla par condicio, che si è sviluppato gran parte del convegno. Per Enrico Mentana il faccia a faccia non è più un genere giornalistico poiché ha troppi limiti e vincoli. Il faccia a faccia... Stiamo parlando, attenzione, del faccia a faccia tra i candidati premier alle elezioni, in campagna elettorale, rischia di non essere più un genere giornalistico perché è vincolato da un sviluppo di regole lacci e lacciuoli e dall'interesse dei due protagonisti a non essere messi in difficoltà rispetto all'esigenza propagandistica dell'atto culminante di una campagna elettorale in televisione. Ma secondo lei nel futuro tornerà in Italia il faccia a faccia? Non lo so. Mi sembra un problema che si fanno più i giornalisti che tutti gli altri. Il faccia a faccia esisterà comunque se lo vorranno i due interessati sotto forma di un programma televisivo che mette a confronto le due opinioni. Se sarà o no un programma giornalistico, questo è un problema nostro. Il giornalismo soggetto al potere della politica e regole che imbrigliano l'informazione giornalistica, cosa fare del faccia a faccia? È giusto riproporlo? Imporlo? Cambiarne la dinamica? Ma non è, secondo me, questo è il futuro della democrazia, in quanto internet è il canale sul quale la politica, la cultura, l'economia del futuro si orienteranno. Aveva già cominciato a Guardin nelle elezioni del 2004 a usarlo e aveva vinto parte delle primarie, non è riuscito poi a vincere la nomination, però Obama è stato il grande leader dei social network. Bisogna però riuscire a portare adesso nei social network e su internet anche quelle virtù del giornalismo tradizionale, cioè equilibrio, ragionevolezza, compassione, che spesso mi pare in questo momento manchino. Oltre a essere un oggetto di informazione politica, il faccia a faccia è anche un grande spettacolo televisivo. Qui il commento del docente e critico Giorgio Simonelli. Il faccia a faccia è un simbolo di democrazia con molte riserve anche, perché insomma, a mio parere, almeno la democrazia non è una cosa assoluta, o si è democratici o non si è democratici. Ci sono delle gradualità, delle gradazioni di democrazia. Il faccia a faccia implica anche, come dire, dei rischi, dei pericoli anche per la democrazia, implica dei rischi anche, come dire, di populismo, di deriva verso insomma forme di propaganda massiccia. Però è evidente che il faccia a faccia, nei confronti del quale io sono convinto che ci debbano essere delle regole, anche se non così imbriglianti come a volte abbiamo visto, è un momento in cui il confronto, diciamo, si fa serio. Ecco, invece che si fa duro, si fa serio in questo caso.
Secondo lei potrebbe essere considerato un format vincente il faccia a faccia? Ma questo l'ha già dimostrato da sempre, come abbiamo detto, dalla sua origine. Il faccia a faccia è nato con una grande vittoria. È il Kennedy Nixon che non dimenticheremo mai e che ancora oggi ricordiamo, che è uno dei grandi miti televisivi. Ma è stato vincente anche in paesi che avevano adottato, come l'Italia, per molto tempo altre forme, altri formati, come l'Italia, come in Francia, è sempre stato un format televisivo vincente. Tornando invece alla questione delle regole, per Simon Bax di Sky News l'importante è soprattutto che avvenga il dibattito. I think that it's very different in Europe from in America. In America, the reason why they have debates between the challengers, the contenders in a presidential election, is because for the rest of the time they never debate with each other. Because, of course, the president doesn't have to go to a parliament in the way that the leaders of prime ministers in Europe do, and they have to take part in debates in parliament all the time. So I think it is very different from America. But I still think that it's really a really good thing for the public to be able to engage directly with politicians. And too often in the past, politicians have been able to stay away from the public, except for those crucial moments in elections when they come and say, vote for me, we want to run the government. I think it'll be good for democracy if we can have a debate in Britain, and I think it would be obviously good for democracy in Italy if you had a debate. E ancora di democrazia in Italia ha parlato il filosofo Salvatore Veca, ospite presso la libreria dell'Università Cattolica, per ricordare la figura di Norberto Bobbio, che proprio a Brescia 50 anni fa tenne una conferenza dove si interrogava sul significato di democrazia. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. Professor Veca, Bobbio più di 50 anni fa si interrogava su quale democrazia. Lei è anche un filosofo della politica, come vede la democrazia oggi? Ci sono più libertà, più uguaglianza o meno uguaglianze? Ci sono molte più diseguaglianze. Noi siamo caratterizzati da una crescita delle diseguaglianze, in termini economici, in termini culturali, e questa forbice tra le diseguaglianze, come del resto Bobbio ricordava 50 anni fa, proprio qui a Brescia, è una minaccia perché non si addice molto a una decente forma di vita democratica. Lei parlava prima che bisogna dare le gambe, parliamo di giovani, come mai i giovani non riescono a interessarsi a questa politica? La politica interesserà i giovani quando i giovani potranno riconoscerla degna di essere riconosciuta, quando la politica in qualche modo tornerà a parlare alle persone e quando nei suoi limiti si proporrà come un'attività importante per la collettività, non per la politica, ma per coloro su cui la politica ha effetti. A quel punto potrebbe darsi che le giovani generazioni ritrovino quello che per la mia generazione o per la generazione del mio amico, il maestro Norberto Bobbio, è stata l'idea della missione della politica per la società. E come mai proprio in Italia c'è questo sbarramento per i giovani, ma in quarantenne viene ancora considerato giovane rispetto invece, non so, al governo americano che ha coinvolto molti suoi membri, insomma, sono i 40 anni. Qual è l'ostacolo maggiore? È molto complicato anche in qualche altro paese europeo e simile a noi siamo abbastanza un caso particolare perché noi abbiamo sostanzialmente una sorta di blocco, di ascensore sociale bloccato, cioè di bassissima mobilità sociale in una situazione di crisi. Allora, una situazione di crisi in cui i giovani non hanno opportunità, non hanno neanche spazi, non hanno fame di futuro, ma il futuro è molto 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 contratto sul presente. E allora in questo caso c'è il sistema delle famiglie, cioè coloro che hanno fatto la loro storia nelle loro generazioni, che fa da grande ammortizzatore sociale. Questo è quello che non vediamo della società italiana. E credo che sarà compito, io credo sia compito della politica, non solo, ma certamente anche della politica, quello di aprire questi
porte bloccate e sbloccare questo ascensore della società. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ultima domanda, cosa le ha dato Bobbio? Cosa ricorda? Mi ha insegnato un sacco di cose, ma la cosa che vorrei ricordare non riguarda l'aspetto scientifico, culturale o accademico, quanto l'aspetto umano. Mi ha insegnato il rispetto per chiunque, fosse il presidente di una qualche grande holding, fosse il giovane studente di primo anno matricola, fosse una signora o fosse una ragazzina. Il rispetto per chiunque, questo è l'insegnamento di Bobbio per me. Da Via Trieste anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana alle 20.30 su Teletutto. Per chi vorreste rivedere i nostri servizi, sono disponibili sulla web TV d'Ateneo, youcut.it. Grazie per essere stati con noi.